Ah, sono rispawnati tutti. La Viverna è ancora lì? Nah. Stronzi bastardi, potevate avvisare? Su, venga, che ce n'è anche per lei. Prego. Su, 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 su. No. Madonna santissima, ma ogni volta... Con l'agro di mia nonna, proprio. Ok. Questa mi piace. Non so se posso usarla, nel senso... Se ho le statistiche giuste... Togli sta scritta che non vedo un cazzo. Esatto, infatti non posso farlo. In compenso possiamo continuare ad andare a picchiare sti stronzi. Fare quello che non abbiamo potuto fare prima. Meglio, fare quello che la Viverna ha fatto per noi, in teoria. Mamma mia, i riflessi, Cucureddu, sei un cazzo di fenomeno. Non ce la possiamo fare. Non so cosa sta guardando, ma nel dubbio si prende due manate dritte nello sterno. Continuiamo col giro tondo bellissimo. Giro a destra, giro a sinistra. Non cambia una sega, proprio non ne vuole sapere. Oh, mi ricordavo si potesse fare allora. Da qualche parte l'avrò visto fare sta cosa del... Nah. Fammi il piacere, va. Che è meglio. Qui sotto? Ma staccati, porca miseria. Allora, un altro segno di evocazione. Sì, una lesca. Mi sa che hai sbagliato gioco. Qui che c'è? Oh. Simpatico ponticciuello. Con stranamente nessuna imboscata non è vero mai, perché se c'è la macchia di sangue, appunto, qualcuno che ci vuole morti lo troviamo sempre. Tac, tac e tac. Capito perché io sono nato ieri, no? Lo so. Diciamolo insieme. This is Sparta! Ok. Abbiamo risolto la quota meme, possiamo andare avanti. Ma ciao! Nah. Mi avete già inculato una volta. Ciao, arrivederci. Via, via. Non ci casco con voi stronzetti. Cazzaro, stai buono. Stai buono lì, topolino dei miei coglioni. E voli giù, per l'amor del cielo. Pantegana schifosa. Minchia, Cucureddu, porca miseria. Dobbiamo un attimino discutere delle... Ecco. Sei un cretino. Cucureddu, ti venisse il colera, ma mi limiterò a vederti avvelenato perché te lo meriti. Merda, ce n'era pure un altro. Sento rumore di falò che dovrebbe essere per forza di cose quello che c'è su. No, aspetta! Molto meglio! A maggior ragione, Cucureddu, muovi il culo per cortesia, che qua stiamo rischiando di morire. Ma dov'è? Oddio no, ho sbagliato strada. Madonna, 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 di corsa al falò, proprio alla velocità della luce prima che ci porti via l'esistenza. Ce la stiamo per fare, ce la stiamo... Ce l'abbiamo fatta. Tra vedere e non vedere. Un altro livello a forza e buonanotte al secchio. Mamma mia, il terrore dei miei occhi. Qua cosa abbiamo invece? Ah, la strada per... del posto di prima. Bene. Praticamente la scorciatoia del minchione ho fatto. Bene. Sono un cazzo di fenomeno. Ho anche rischiato di morire per questo. Oh, porca puttana. No, scusa, gli ho fatto il perry. Vabbè. Best player in the world, proprio. Però ci tengo alla vita, quindi io me ne andrei, grazie. È stato bello, grazie, arrivederci. Se loro signori mi fanno anche la cortesia di non aggrarmi ancora di più. Chi sta scendendo dei due? Quello scarso, ok, però male. Salve. Prego, sì. Oh, cazzo. Avrei un attimino bisogno di aiuto. Perché mi è andata di culo una volta, ma la seconda mi sa che sarà un po' difficile. Perché fosse da solo, cioè, ci metterei 3 secondi. O perlomeno ci potrei provare. Ma contando che tipo gli faccio una scorreggia di danno... No, 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 stai calmo. Oh, finalmente aiuto. Ok, minchia, lo sta triturando. A questo punto mi sono cacciato in questo casino, tanto vale risolverla.
Oh, grazie, Baxter, e buonanotte al secchio. Grazie mille, grazie mille, signor Escanor. Lo chiamo anche Jojo, anche se abbiamo sbagliato. Anche se questo non è un anime. Oh, cazzo. Ci voleva proprio un bel cinghialotto. Anche loro sono abbastanza perplessi sul da farsi. Anzi, lui, perché è uno solo, l'altro mi sa che non è ancora arrivato. Oh merda, è partito all'attacco il cinghialotto. E ci ho perso un fantasma, mi sa. Vero? Sì. Io me ne andrei, grazie, arrivederci, è stato bello, salve! Quanti amici. Aspetta, qui dove si... Ah sì, è la strada dove sono tornato. Jojo, apprezzo il suo... Cosa? Stavo per dire, apprezzo il suo coraggio, ma credo sia una roba impossibile anche per lei. E invece lo ha allegramente fustigato il nostro cinghialotto. Aia, quello faceva male, eh? No, per dire. A questo punto... No, ma perché tutti riescono a fare il backstab tranne me? Perché? Per quale stracazzo di ragione? Sì, ma... vabbè. Stia calmo. Stia calmissimo. Mamma mia, ho assoltato un assassino. Vaffanculo, il palo di merda. Vabbè. Vabbè, ok, abbiamo risolto. Signor Jojo, lei è un fottuto fenomeno. Oppure sono io ancora troppo scarso? Aspetta, io questa scala la conosco. Se non mi dispiace, io salirei un secondo, perché mi sa che io quel poco che so di Dark Souls 1 lo so dai mille gameplay che ho visto. E prego ogni dio su questa terra di averci azzeccato, perché se questa scala porta esattamente dove mi ricordo io, non proprio. Però a sto punto, Jojo, tanto vale provarci, no? Jojo, che si sta tirando indietro, signor Jojo? No? Ok. Pensavo fossero i gargoyle, e invece no, sono un cretino. Oggi si va molto spediti dopo l'inizio faticoso. No, proprio non ci vuole andare giù, Adesso la fustigo, perché se lo merita. E ci muore, mannaggia lei. Ok. Questo posticino a meno è molto simpatico, molto divertente. Lui un po' di meno. Però il backstab non te lo leva nessuno. Ah, ok. Tutto molto bello. Finalmente le cose iniziano a girare come mi ricordo. Basta avere qualcuno a fianco con cui fare co-op. Allora, però una cosa la devo fare. E credo che Jojo mi stia appunto suggerendo di farla. Oh, chiave dei sotterranei. Questa. Ci penseremo più avanti a questo punto. Però il portone è che... Mi sa che se tanto mi da tanto potrebbe farci comodo. Signor Jojo, non titubi, che qua ci abbiamo da menare. Ci abbiamo da menare e mi stanno menando soprattutto. Altro dettaglio non trascurabile. Madonna, è un cazzo di assassino. Signor Jojo, la sua scritta è un attimino imponente. Io non vedo dove cazzo stiamo andando. No, aspetta un attimo. Sta faccenda la dobbiamo risolvere da uomo a uomo, caso di dirlo. È un aiuto incredibile lei, signor Jojo. Ah, scusa. Che cazzo stai facendo? Ulla, ragazzi. Che cazzo? Perché c'era uno che stava volando? Non ho capito, scusate. Sono perplesso e titubante. Sta succedendo di tutto. Oh, un backstab. Ah, Papa Francesco lì è ancora vivo. No, credo sia morto. Che cazzo sta facendo? Ok. Mamma mia, è tutto bellissimo oggi. Finalmente abbiamo faticato tanto, ma sta tornando tutto indietro, è il caso di dirlo. Per cortesia, non mi lasci indietro, signor Jojo, che stiamo facendo... Facciamo un lavoro egregio insieme. Madonna, che brutalità! Quanta cattiveria gratuita. Quella roba enorme. C'è uno dietro, se non mi sbaglio. Oddio, sta roba è inquietantissima. Però niente da...
Niente da recuperare. Mi sto un attimino perdendo, come al solito. Questo è perché ho il senso d'orientamento di un crotalo, quindi... Papa Francesco lì è ancora vivo. Io pensavo fosse morto. Adesso sì, è morto. Proprio ci siamo tolti il dubbio senza troppa fatica. Che abbiamo qui? Anima della guardiana del fuoco. Mi sa che off screen dovrò andare a farmi una passeggiata. E quanti segni di evocazione qua? Ma che? State buoni voi. Sentite una spada sguainata all'ennesimo potere. Che cazzo, mi avete ammazzato l'amico. Tra un po' ammazzate anche me. Allora, 2 e 3. Schivato di giustezza. 1, 2. E il terzo non lo posso fare perché mi è finita la stamina. Adesso è finito. Mamma mia, quanti segni di evocazione. Ma che io mi ricordo di qua non ci sono boss. Comunque, chissà, se non li posso evocare, quindi andate a fare in culo. Non so perché, ma mi sembra poco sicuro questo, no? Ok. Allora, qui dove eravamo rimasti prima? Mi sa che devo farmi una bella camminata adesso. Un po' per livellare, un po' per fare due chiacchiere con la guardiana del fuoco. Visto che qualcosa mi dice che abbiamo qualcosa che le interessa. Ma prima... Mamma mia. Cucureddu, come sei stylish. Devil May Cucureddu. Eh sì, l'ho detto veramente. Vabbè, sì, vai giù. Io penso a questa roba, visto che ci sono. Oh, salve. Per caso è quello che è volato giù prima? Prego. Vabbè, ma con quale velocità supersonica ha cambiato messo lo scudo? Mi perdoni. Ma c'è ancora qualcuno qua? Io convinto di avervi ammazzati dal primo all'ultimo, invece. Opla. Abbiamo fatto una strage. Ma proprio... una strage con la S maiuscola. Perdona, non ci servono segni di evocazione. Io volevo scendere qua. Ciao Topini. Perché ho un conto in sospeso con... che cazzo, un'altra volta. Ma fottetevi in culo, pantegane di merda. Adesso devo risalire per andare al falò. Grazie mille, Proprio vi si vuole bene. È il caso di dirlo. A questo punto... un po' di stamina e anche intelligenza, così la mandiamo in doppia cifra, che mi dava fastidio quel 9 lì. Sì. Lo so, amico. L'ho comprata anch'io la Wii U. Lascia che termini le tue sofferenze. Dicevo, segno di evocazione che se n'è andato e quindi si va da soli. Vabbè, un'altra volta. Lo sta facendo Arachiri. Lo aiuto e lo ammazzo io direttamente. Non c'era nulla, quindi mi sa che... o vado avanti o torno indietro. E mi sa che... per tornare indietro sarà una lunga strada. Tornando indietro ho aperto per sbaglio la chiave dei con la chiave dei sotterranei. E a questo punto mi sa che ne approfittiamo per esplorare, no? Visto che siamo qui. Lo so, ti bruciano le mani, Cucureddu, lo so. Ti chiedo umilmente scusa. Dove cazzo siamo? Siamo tornati indietro, ma esattamente dove? No, non siamo tornati indietro, siamo in un'altra zona ancora. Abbiamo un cane che stava cercando di ucciderci. E per poco ci riusciva, porca miseria. Mi sa che preferisco salire qua sopra. Così. A intuizione. Oh, bene, uno shortcut. Finalmente, sì, vabbè. Non proprio la migliore visione di questo mondo, ma... so arrangiarmi. Mi sa che ne approfitto, mi siedo al fallò. Zack. E zack. Vabbè, ma quanti siete? Quando non aggrati, a quando aggrati in 40 tutti insieme. Madonna, strage.